molto più matura, una rifinitura dei dettagli, dei particolari pazzesca. Sembra proprio la prima ballerina nel gruppo delle ballerine, la distingui, la noti tantissimo. Roberta era molto serena, serafica, prima esperienza, se riesce a restare così anche oggi quando poi deve veramente scendere in pista e piazzare questo corto, potrebbe andare bene. Valentina anche, proprio serena, la stessa cosa, ha patinato la musica senza gli elementi, poi ha fatto due volte per ciascuno gli elementi, non ha mai sbagliato, sempre precisa, tranquilla, per cui se mantengono questo atteggiamento fino in fondo dovrebbe andare bene. Intanto il punteggio per l'atleta greca l'avete visto, 35-09, mentre sul ghiaccio c'è l'atleta rappresentante della Romania, Sabina Marita, anche lei giovanissima, 17 anni, con un personal best di 31-55. Vi faccio il raffronto perché ovviamente questo serve anche per capire se queste atlete diciamo, possono in qualche modo impensierire per la qualifica. Secondo me, non so, vado un po' a caso, però io credo che bisognerà arrivare intorno ai 45-46 per qualificarsi, almeno. Quindi diciamo in questo momento solo la Fonchina, l'atleta bulgara, che è 44-89, lì che spera. Secondo me più o meno sarà quello il punteggio da... Perché insomma c'è... 36 sono in gara, solo 24 vanno al free. Sono tante, le prime 12 passano tranquillamente il 50, poi ce ne devono stare altre 12, allora secondo me per l'esperienza che ho altre 12 ci stanno in 4-5 punti, massimo 6, vediamo, ogni gara poi è una storia, però... Per la matematica del pattinaggio che ho imparato a conoscere fino a questo punto, secondo me i punteggi sono quelli. Quindi immagino che sia una gara davvero al limite per Roberta, penso sia tra le nostre azzurre sia quella che ha più tensione. È al debutto Roberta, ovviamente, tra l'altro ha un bellissimo programma di Angel and Devil, lei mi ha detto Angel and Devil, non è Angel and Demoni, è proprio un'altra musica, ho detto sì lo sappiamo, è la musica di Maxine Rodriguez, ho detto io sono il diavolo, in realtà faccio proprio la parte che mi piace anche interpretare, giusto così. Vero, lei fa proprio il diavolo, c'è solo un paio di pezzi dove si sente sotto quasi una musica più soffice che potrebbe rappresentare gli angeli in qualche modo, e lei cerca di essere più morbida in quella zona. Ecco, lei deve mantenere i nervi saldi, se mantiene i nervi saldi e fa le sue cose, avendo il vantaggio di scendere nel gruppo di mezzo, perché Roberta è abbastanza su nel ranking, perché era 16ª nel ranking europeo, quindi ha potuto pescare a sorte nel gruppo centrale di quelle che scendono in mezzo, e questo insomma si sa che per i components è già importante. Ecco, se non si fa prendere dal panico potrebbe farcela proprio tranquillamente. Beh, speriamo proprio di no. Intanto hai parlato di components, allora sono proprio andata ad aprire il PDF, noi li chiamiamo così, praticamente la scheda dettagliata di quanto successo nel punteggio che i giudici hanno dato agli atleti. Per Stefania Bertone, Ondra Otarekt, nei components ci sono stati, guarda Franca, degli 8,50 nelle skating skill, un altro 8,50 è stato dato da un giudice per l'interpretazione, per la coreografia, la performance 8,25. Guarda, la performance c'è stato solo un giudice che ha dato un punteggio basso, 7,25, ma se tu guardi c'è vanno un 6, tutti 75. Questo nelle transition. Sì. Però guarda, sulla performance sono stati, cioè, tutti bene o male d'accordo. Incredibili, sì. No? Sono bravissimi. E poi io penso anche uno dei punteggi che ti fa più piacere anche vedere quello della skating skills, guarda, comunque hanno un 8,25, un 8,50, sì, c'è solo questo 6,75 sulle transition di un giudice, ed è uno scatto enorme, perché un giudice ha dato 6,75, il massimo invece si è arrivati a 8,25. Ma sì, sai, magari ho avuto un'impressione così, in realtà di transizioni in quel libro ce ne sono tantissime. Sì. Ecco, vogliamo spiegare cosa significa la transizione, Franca? La transizione è tutto ciò che sta tra un elemento e l'altro che non siano dei comuni e banali passi incrociati, cioè quel gesto classico che si vede per prendere la rincorsa con cui si incrociano i piedi. Ecco, questa è la banale rincorsa, a volte viene anche considerata nelle transizioni se nella rincorsa si muove per esempio un braccio.
musica, quindi ha un senso quella rincorsa in attinenza con la musica e con quello che vuoi interpretare. Comunque sostanzialmente è ciò che lega un elemento con l'altro. Molti pattinatori fanno fatica a fare questo, hanno bisogno di recuperare con la concentrazione, con la velocità, e non riescono a prendere magari velocità eseguendo dei passi di coreografia, ok. E invece Molly questo Modo libro è pieno, pienissimo di transizioni. Sabina Mariuta, Rumunska, Romania. Intanto abbiamo visto al Kiss and Cry Sabina Mariuta abbastanza sconsolata per il suo show. Certo, no, una bella prova. E infatti con 33,89 per il discorso proprio che faceva Franca, serve almeno un 45, con 33,89 Sabina Mariuta insomma fa difficoltà a poter andare avanti. Anche se lei è sconsolata, però in realtà il suo personal best era di 31,55, quindi comunque meglio della, di come solitamente andava, ma ovviamente gli obiettivi qui sono molto molto più alti. Sì.